In questa 29esima domenica del tempo ordinario, il Vangelo ci propone un episodio particolarmente significativo, cioè quello in cui i farisei cercano di cogliere in fallo Gesù su una questione piuttosto importante, di attualità, per il tempo in cui Gesù viveva. Cioè, è lecito o non è lecito pagare il tributo agli invasori romani? Ecco che l'aspetto interessante dell'episodio evangelico di oggi è il modo in cui Gesù smaschera la falsa coscienza dei suoi interlocutori, semplicemente chiedendo a loro di tirar fuori la moneta del tributo. Prontamente queste persone mostrano di avere in tasca una moneta romana, ma se hanno in tasca una moneta romana che reca l'immagine di Cesare, evidentemente chi ha traffici e commerci con l'invasore romano e quindi ne trae anche interesse e profitto, guarda caso non è Gesù o i suoi discepoli, ma sono proprio gli interlocutori che volevano farlo cadere in fallo. Al di là dell'interpretazione spirituale di questo brano evangelico, è interessante notare il dinamismo di tipo pedagogico con cui Gesù smaschera appunto la falsa coscienza dei suoi interlocutori, che ha delle analogie col dinamismo acuto che anche un bravo insegnante deve riuscire a mettere in atto per smascherare i pregiudizi che i propri studenti portano con sé o di cui possono essere inconsapevolmente portatori. Oggi si parla spesso dei pregiudizi nei confronti dello straniero, nei confronti del migrante, nei confronti di alcune categorie di persone che sono in qualche misura socialmente stigmatizzate. Ma in realtà i pregiudizi si estendono a 360 gradi. Io ricordo quando insegnavo storia e filosofia alle superiori, la prima cosa che facevo affrontando il Medioevo era, da un lato, chiedere ai miei studenti se avevano una precomprensione, una percezione previa della cultura medievale. Saltavano fuori alcuni pregiudizi, secoli bui e cose di questo tipo, dopodiché garbatamente facevo notare che nessun medievale ha mai percepito se stesso come medievale, o quanto siamo medievali, perché sono categorie storiografiche inserite successivamente in età rinascimentale più ancora illuministica. Quindi è veramente importante che ogni insegnante sia sempre in grado di fare con acume quello che fa Gesù oggi, aiutare i propri allievi, aiutare i propri discepoli a smascherare, decostruire pregiudizi e precomprensioni inadeguate. Non è facile, ma dobbiamo provarci sempre.